Ricorre oggi la festa di San Giuseppe, iniziative anche ad Agrigento. Ascoltiamo in proposito il confratello Giuseppe Sanseri della locale Arciconfraternita. Ieri sera abbiamo vissuto il momento tradizionale dell'ascesa di San Giuseppe nella nicchia dell'altare maggiore, un momento molto significativo per tutti i devoti, poiché San Giuseppe viene proprio innalzato, asceso e viene pertanto mostrato a tutti i suoi fedeli nel giorno della solennità. Oggi invece festa di San Giuseppe, al mattino le campane hanno annunciato alla città di Agrigento la solennità di San Giuseppe. Alle 11 abbiamo vissuto la prima celebrazione eucaristica presieduta dal nostro parroco Don Enzo, mentre nel pomeriggio vivremo il momento del pontificale di San Giuseppe che verrà quest'anno officiato dal nuovo vescovo Monsignor Alessandro Damiano. Quest'anno stiamo vivendo dei festeggiamenti particolari dovuti comunque a tutte le restrizioni del coronavirus, ma festeggiamenti che comunque toccano il cuore di ogni fedele, di ogni agrigentino devoto alla figura del padre custode di Gesù. In questo anno in cui San Giuseppe viene ancora ricordato dal nostro Santo Padre come il padre custode, infatti l'8 dicembre è stato indetto l'anno giubilare dedicato a San Giuseppe. Alcuni momenti della festa che sicuramente mancano, quello della tradizionale tavolata del 18, la minestra di San Giuseppe che viene distribuita e benedetta qui in questa piazza alle 12, che tradizionalmente ogni anno accorrono tantissimi devoti, e la processione di San Giuseppe per le vie del centro storico, sono ricordo che rimane vivo nel cuore di ogni fedele e nel cuore di ogni agrigentino, sperando che il prossimo anno possiamo festeggiare San Giuseppe secondo la tradizione e secondo la bellissima festa che si svolge dal 9 al 19 marzo.